Ciao a tutti e benvenuti, sono Manuela e vi parlo da Parigi. Allora, oggi sono particolarmente contenta perché andremo a incontrare un'autrice che mi piace molto. Lei è Carlotta Clerici, è italiana ma vive qui a Parigi da tanto tempo. Vi racconto come l'ho conosciuta. Era il 24 aprile 2017 e quella sera lei presentava il suo primo romanzo, Éloge de la Passion, alla libreria italo-francese di Parigi. L'ho ascoltata, ho molto amato il suo modo di presentare, mi sono comprata il libro e me ne sono tornata a casa senza neanche fare la fila per il firmacopie o per scambiare due parole con lei. Quelle situazioni in cui poi difficilmente si va oltre le banalità o i convenevoli mi imbarazzano e soprattutto il libro non l'avevo ancora letto, quindi davvero non avrei avuto granché da dirle. Poi il libro l'ho letto, l'ho divorato e l'ho adorato. Quindi l'ho cercata e da allora ci siamo prese qualche caffè insieme ogni tanto e oggi lei è la protagonista graditissima del nostro video e io sono orgogliosa di presentarvela. A parte il romanzo che vi dicevo, lei ha scritto molto per il teatro ed è anche una regista teatrale. Vieni, andiamo, ci sta aspettando a casa sua. Allora Carlotta, eccoci qua. Innanzitutto grazie per aver accettato questa intervista con un entusiasmo, tra l'altro, io devo dire, di grazie a te. Molto riconoscente e grazie di riceverci qui a casa tua. Insomma, mi sembra molto bello che tu ci apra questo spazio intimo dove tu scrivi, lavori sì. E vivi. Allora, tu sei nata a Como, ma vivi a Parigi ormai da tanti anni, da tanto tempo. Raccontarci un pochino qual è stata la tua formazione. Io sono nata a Como tanti anni fa, no. Perché ho vissuto più in Francia che in Italia ormai, sono a Parigi da 30 anni. Ok, è passato quel limite che, esatto. Che io non ho ancora passato, e dico, quella frontiera che mi fa un po' paura. Sì, sono più anni in Francia, anche se gli anni comunque della formazione restano importanti e sono italiani. Cosa hai studiato? Cosa hai fatto? Ho fatto liceo classico, poi ho fatto lettere a Milano con un indirizzo in storia del teatro, che è stata una mia passione fin da ragazzina. Mm-hmm. E poi come, quando e come hai deciso di venire a vivere qui? Allora, non ho deciso di venire qui. Io dico sempre che la vita ha più immaginazione di noi, per cui mi ci sono ritrovata per ragioni personali. Ho deciso di restare però a Parigi, quella è stata una vera scelta e comunque dietro tutto questo c'era un grande desiderio di partire. C'era un desiderio di andarmene, non sono mai stata bene a Como, adoro il lago, adoro i paesini del lago, ma la città di provincia non mi è mai piaciuta, la vita a Como, volevo andarmene, avevo un po' questo mito del... Avevo il mito dell'estero, come tanti italiani, troppo forse. Ma io pensavo soprattutto all'Inghilterra, parlavo bene inglese, avevo una cultura più anglofona che Parigi, ero stata una volta da turista e sono venuta a Parigi seguendo un uomo e poi ho deciso di restarci da sola. Mm-hmm. E che rapporto hai oggi con la città? Voglio dire, oggi come oggi potresti immaginare di vivere altrove, hai voglia magari, non so, di ritornare in Italia oppure è qui che oggi ti senti a casa? Allora, mi sento a casa sì e no, nel senso che credo che quando si va via da casa non si è più a casa da nessuna parte, non so come tu viva... Esattamente così, sì. Per cui potrei anche andarmene, allora in questo punto sono arrivata in un momento della mia vita in cui ho più voglia di natura... Di tranquillità che di grande città, quindi me ne vado appena posso in campagna, potrei forse andare sul lago, potrei andare in un'isola greca, non lo so. Per dire che sul fatto di andare via da Parigi c'è una cosa che mi lega tantissimo, se non a Parigi, alla Francia e alla lingua. Mm-hmm. È il francese che è la lingua che ho scelto, che è la lingua che ho scelto per scrivere. Mm. E quindi questo è un legame...
Infatti volevo, sì, volevo proprio chiederti questo, perché è una scelta abbastanza particolare, no? Nel senso che insomma, parlare la propria lingua materna è un modo per sentirsi a casa, visto che parlavamo di essere a casa, no? E parlare varie lingue è un modo per avere varie case, secondo me, in un certo senso, o per esprimere varie identità o parti diverse della propria identità, no? Tu non so se ti senti a casa quando parli in francese, ma sta di fatto che hai fatto la scelta di scrivere in francese, come appunto dicevi adesso, no? Tutte le tue pièce teatrali sono scritte in francese, anche se alcune sono tradotte e pubblicate anche in Italia da La Mongolfiera, ne parleremo magari dopo. E poi invece hai scritto un romanzo in francese che non è ancora tradotto in italiano. Quindi volevo chiederti come mai hai fatto questa scelta di scrivere in francese anziché in italiano, in quella che è comunque una lingua straniera, insomma, per te. Allora, quando ho deciso di restare a vivere a Parigi, intanto ho deciso di diventare più francese possibile e la prima cosa è la lingua, la prima cosa è... quindi mi sono messa a leggere soltanto in francese, mi sono buttata, volevo vivere in francese, volevo lavorare in francese, e il fatto di scrivere in francese è stato, ho avuto un'occasione, che è stata quella di scrivere una pièce di teatro per un gruppo di attori con i quali stavo lavorando, ero regista, facevo regia. Lavoravamo in un teatro che proponeva un ciclo su un tema che mi interessava particolarmente, quindi ho avuto l'idea di questa pièce per loro. E a quel punto mi sembrava logico scriverla, scriverla in francese direttamente. Il mio quotidiano era in francese, il mio teatro è un teatro che ha una lingua mimetica del parlato, quindi tutto quadrava. E paradossalmente il fatto di scrivere in francese, che è una lingua che io adoro, una lingua meravigliosa, mi ha aiutato a scrivere. Io prima di questa pièce, che è la mia prima pièce, avevo 33 anni quando l'ho scritta, che si chiama La Mission, ho dei cassetti pieni di tentativi non portati a termine, di pièce, di romanzi in italiano. Questa pièce, allora, ci sono state due cose che mi hanno aiutato a scrivere. Primo, non mi sono fatta troppi problemi complessi sullo stile. Mi sono autorizzata, mi sono detta: vabbè, tanto non è la tua lingua, quindi vai dritta allo scopo, racconta la tua storia fino in fondo, e quindi sono arrivata fino in fondo. L'altra cosa che mi ha aiutato, e che è la più importante, il fatto di scrivere in una lingua che comunque non è la propria lingua materna, non c'è niente da fare, la lingua materna è quella che è legata alla nostra educazione, quindi il fatto di scrivere in una lingua che non è la propria dà una piccola distanza, dà una barriera, dà una protezione che permette di lasciarsi andare, permette di confessare quello che si ha di più intimo, ci si sente protetti psicologicamente. Quindi la marcia in più, diciamo, tra virgolette, per te, del fatto di scrivere in francese è questa, insomma. Assolutamente. Il fatto di dire delle cose, di dire in un modo che in italiano, ancora oggi è così, non potresti dirle in italiano queste cose, non potresti dirle così? Ormai è il francese la lingua... Non ti viene mai una frase, un qualcosa in italiano che ti faccia Non mi pensare. Viene, quando scrivo veramente mi viene, la lingua della scrittura per me è il francese, dopodiché la lingua, l'italiano resta, mi chiedo sempre in che lingua sogno, non lo so, però so che quando, se pigli una botta, bestemmio in italiano, quindi l'italiano resta, però per la scrittura ho veramente fatto, sì. Allora, come abbiamo detto prima, il tuo romanzo, Éloge de la Passion, che io ho amato moltissimo, non è ancora tradotto in italiano, anche se a parer mio ha tutte le carte in regola per
funzionare in Italia dal punto di vista editoriale, tu lo sai perché. Grazie. Ne parliamo da un po', sarei pazza di gioia se potessi un giorno tradurlo. Quindi anche se non è disponibile ancora per il pubblico italiano, vorrei che ne parlassimo un pochino, sì, augurandoci innanzitutto che sia in libreria al più presto anche in Italia e invitando chi può leggere in francese a leggerlo già da adesso in francese. È una storia bellissima che ti cattura con uno stile molto bello, che affronta alcuni dei temi che mi sembra ti sono più cari e che infatti si ritrovano anche nel tuo teatro, l'amore innanzitutto, la passione, sì, le dinamiche di coppia, no? Vuoi parlarcene un pochino e dirci che storia è? Allora, l'éloge de la passion, perché è la storia di una passione che riporta alla vita la protagonista. Si dice abitualmente che la passione distrugge. Allora, la passione per me è una grande forza vitale, l'amore è una grande forza vitale e non distrugge, mette a nudo, l'amore mette a nudo, quindi obbliga a dirsi la verità, a fare il punto su di sé e a essere in qualche cosa di più vero rispetto alla propria vita. Quindi, allora, è la storia quindi di una donna che si è un po' rinchiusa in una routine, sia dal punto di vista familiare, col marito, la figlia, sia dal punto di vista professionale. È una musicista, ma si può cadere nella routine anche in quanto artisti. E questa sberla che si prende, questa tempesta che si abbatte su di lei, la aiuta a avere il coraggio di ricominciare una vita che le corrisponde di più. È un ritratto di una donna molto molto bello, autentico, sincero, vero, vivo, e è il ritratto anche, diciamo, è la descrizione di questa passione che la travolge completamente, no? E che l'aiuta, come dicevi tu adesso, a ritrovare la sua identità di donna, anche a scapito in un certo momento della sua identità di madre, no? C'è questo aspetto, sì, della tua storia e della tua protagonista che mi è molto piaciuto, che mi ha colpito particolarmente, perché innanzitutto è molto autentico e poi è molto coraggioso parlarne come ne hai parlato tu, perché è un po' un tabù spesso, no? Quindi ecco, vorrei che magari ci parlassi un po' di questo aspetto della tua storia, del tuo personaggio, di come hai descritto il modo in cui questa donna, ripeto, almeno per un momento fa passare in secondo piano, diciamo, la sua identità di madre, quello che gli altri si aspettano da lei, quello che la società, le convenzioni, insomma, si aspettano da lei, per far prevalere invece questa passione, questa così, sì. Allora, Proust dice: on n'aime plus personne dès qu'on aime, non si ama più nessuno quando si ama. Una delle mie... Quando, nella vita in generale, ma quando scrivo in particolare, ho due ossessioni che sono la ricerca di verità e la libertà. Allora, sono due miti, perché sono irraggiungibili sia l'una che l'altra, ma cerco la giustezza e quindi sì, ho voluto raccontare anche questo della passione, che è un lato magari mostruoso, dimenticarsi della propria figlia, è così. Allora, mi ricordo, io ho una memoria pessima, però ci sono dei momenti di lettura, per fortuna, che mi rimangono impressi, e mi ricordo quando ho letto secoli fa Una manciata di polvere di Evelyn Waugh, la protagonista viene a sapere che c'è stato un incidente mortale di cavallo, e quando le dicono che è suo figlio che è morto, tira il fiato. Non è il suo amante, non è l'uomo di cui lei è follemente innamorata. Mi ricordo che mi aveva scioccato questa cosa, l'avevo trovata mostruosa, ma l'essere umano è anche mostruoso e è affascinante andare a scavare e andare
andare a vedere proprio le sue debolezze. Sì. Quindi sì, quindi non è poi allora non è una questione di legame che si rompe, è che in quel momento c'è un'altra priorità. Più forte, la passione è totalizzante, ti prende tutta la vita. Tra i vari meriti del tuo stile di scrittura in questo libro c'è quello di una capacità di indagine psicologica profondissima, secondo me, sulla protagonista in particolare. Un'indagine psicologica che è capace ovviamente di descrivere molto bene questa passione totalizzante, sì, no? Come hai appena detto, ma di descrivere in realtà anche tutti i risvolti della medaglia, per così dire, anche tutte le, sì, altre sfumature, anche tutto ciò che sta tra le pieghe, no? di questo sentimento preponderante. Come sei riuscita ad analizzarlo, a viverlo, a farcelo vivere, diciamo, leggendo in questo modo così autentico? Sono veramente, per me la scrittura è un tuffo nell'animo umano. Parto sempre da me, parto sempre dal mio vissuto, dopodiché le storie che racconto sono molto lontane in realtà da quello che ho potuto vivere, ma il vissuto è quello. E quindi da un lato ci sto attenta, cerco di analizzarlo. Allora posso raccontare un aneddoto, come succede alla protagonista del mio romanzo. Mi sono follemente innamorata di un uomo che a un certo punto mi ha lasciato per un'altra, quindi grande sofferenza, atroce sofferenza, ma ero troppo occupata a soffrire lì per prendere nota. Qualche anno dopo mi innamoro un po' meno, ma comunque, di un altro che mi lascia per un'altra donna, e lì allora, quando ho iniziato a soffrire, ho detto stavolta non me lo lascio scappare, mi sono perfino detto ah, bene, così stavolta prendo punti, e così ho fatto. Quindi è una sintesi, diciamo, di, sì, quelle sensazioni. Di vissuti. Dopodiché sì, cerco sempre, quando scrivo, di entrare il più possibile nella pelle del protagonista, cercare questa giustezza di cui parlavo. E come gestisci l'aspetto autobiografico, non tanto rispetto a te, ma nel momento in cui si pone magari la questione di scrivere qualcosa in cui qualcuno che è passato nella tua vita potrebbe riconoscerci? È una questione che tu ti poni, dire è legittimo sì o no che io scriva questa cosa sapendo che magari qualcuno può riconoscerci? Allora si può far male, si può far male. Penso che sia legittimo a partire dal momento in cui non è la realtà esattamente, sì, come è stata vissuta. Chi conosce un po' il processo di scrittura lo capisce bene, perché dietro un personaggio, faccio l'esempio in questo libro del personaggio del marito, che era quello, allora il mio ex marito era la persona che avrebbe potuto più adombrarsi, ha capito benissimo, perché dietro questo personaggio certo c'è qualcosa di suo e soprattutto di quello che abbiamo vissuto insieme. Ma c'è anche, io avevo in testa per esempio il marito di Anna Karenina, che si è amalgamato, più altre persone che sono venute, più una parte di me, perché comunque c'è una parte di se stessi in ogni personaggio, quindi è un'amalgama, sì, sì, e da questa sintesi di diverse persone c'è una creatura misteriosa che a un certo punto ha una sua esistenza propria, che è il personaggio del romanzo, che non è più nessuno di quelli che l'hanno ispirato. E che rende legittimo quindi il fatto... Che a mio avviso rende legittimo, detto ciò, sì, si può ferire qualcuno, ma è il rischio. Vuoi raccontarci un po' quali delle tue pièce sono tradotte e sono state rappresentate in Italia? Allora, due pièce sono state tradotte e rappresentate. Una è una pièce che si chiama L'Envol in francese, e che è stata tradotta con Il Ritorno, l'ho tradotta io, in italiano,
che ha avuto un bellissimo allestimento al Teatro Stabile di Bolzano con una regia di Marco Bernardi e buffo perché è la storia di una donna che ritorna sul suo lago natale, e quindi è stato il mio ritorno. E l'altra pièce che è stata tradotta invece non da me, ma dall'attrice che la recita, è il mio monologo, che si chiama quindi Stasera ovulo, e Antonella Questa che l'aveva letto in francese, che se n'era innamorata, che l'ha voluto fare e che lo fa ancora da anni. Abbiamo festeggiato i 10 anni l'anno scorso e vabbè, non più come i primi anni in cui lo recitava molto spesso, ma ancora ogni tanto una data qua A proposito di Stasera ovulo, già che l'hai citata, vorrei, ecco, che ne parlassimo un pochino. A me è piaciuta moltissimo, l'ho letta in francese e trovo che, di nuovo, come dicevamo già prima per il romanzo, affronti in modo, diciamo, coraggioso una tematica importante e delicata, in questo caso che è quella del desiderio di maternità. Devo dire che mi sembra che ci fosse il bisogno di affrontare questo tema in questo modo, insomma, perché tra l'altro il testo è bellissimo, lo spettacolo è altrettanto, e c'è una lucidità, di pensiero, diciamo, dietro al testo che mi sembra particolarmente degna Grazie, di mi merito, fa molto davvero. piacere. Allora, è la storia di una donna che a un certo punto desidera avere un figlio con l'uomo che ama e scopre di essere sterile. È una riflessione sul ruolo della donna e su cos'è la maternità nella società di oggi. È incredibile, ma quando ci si ritrova in questa condizione ci si rende conto che la maternità è ancora considerata il compito principale per una donna, il fatto di essere sterile si è guardate con un certo sospetto e la procreazione assistita nella quale ci si ritrova invischiate. È un progresso, a mio avviso, apparente, nel senso che sì, certo, la scienza mette a disposizione dei mezzi per riuscire a procreare laddove non ci si riesce in maniera naturale, ma c'è un discorso dietro che non mi piace, che è appunto il fatto di dover procreare a tutti i costi, dover essere incinte a tutti i costi, perché ci sono altri modi per avere un figlio. Io ho finito per adottare una bambina. Quindi questa idea è riportare la donna al suo compito ancestrale e il fatto di chiedere alle donne di sopportare delle cure mediche pesantissime fisicamente e psicologicamente, a me ricorda molto l'ingiunzione biblica: tu partorirai nel dolore. Per cui mi sembra che non sia un vero passo avanti. Bisognerebbe riflettere a quali sono le vere conquiste del femminismo, e non sono certo in queste tecniche, in queste. Allora, ci sono altre due pièce tue che sono tradotte in italiano, Non è la fine del mondo e Cosa resta di un amore, in cui si ritrovano un po' i temi che vedevamo prima, essere presenti nel romanzo, per cui Sì. l'amore, il desiderio, gli amori che finiscono, gli amori che non finiscono veramente, che ritornano, eccetera, che sono un po', mi sembra, il denominatore comune della tua produzione letteraria. Quindi vorrei chiederti come mai questa quasi ossessione, tra virgolette, ovviamente, rispetto a questi temi, come mai è proprio qui che trovi ispirazione? Perché, come dicevo prima, penso che l'amore sia fondamentale nella vita di una persona, penso che sia una grande forza vitale, l'unico sortilegio che permette di sconfiggere la morte e la routine, diceva Naïs Nin. L'amore permette anche, allora, una delle mie ossessioni è
dietro a quella dell'amore è quella di, dell'intensità di vita, della pienezza di vita, del fatto di vivere fino in fondo, di vivere intensamente. E l'amore è una delle cose, insieme all'arte, per esempio, che permette di uscire dal quotidiano, che permette di... Senti, volevo chiederti, tu hai scritto molto per il teatro, hai scritto un romanzo per il momento... Ho appena finito il secondo. Ah, ecco, vedi... Volevo chiederti, immagino che le caratteristiche, le modalità, i codici di scrittura siano molto diversi. Quali sono queste differenze, secondo te? Ma la differenza è che, allora, il teatro richiede, ma il romanzo, anche il romanzo, il teatro riposa su delle tecniche ben precise che io conosco bene venendo dalla regia, quindi ho una conoscenza pratica del teatro. E quindi questi obblighi, diciamo, danno una struttura sulla quale ci si può appoggiare. Il romanzo permette una libertà maggiore, sicuramente, anche eccessiva in certi momenti. Ho fatto più fatica a strutturare il romanzo che non a strutturare le pièce. E probabilmente, dimmi se mi sbaglio, il fatto di avere scritto per il teatro ti dà invece una capacità nell'immaginare, nel costruire i personaggi, per esempio, o anche i dialoghi. Probabilmente, non mi rendo conto, ho fatto molta fatica a scrivere i dialoghi del romanzo, paradossalmente, perché c'era comunque un passaggio da un linguaggio appunto molto mimetico del parlato, che è quello che uso in scena, a un linguaggio che ha un'elaborazione letteraria anche laddove sono dialoghi. Mm-hmm. Nel romanzo c'è un passaggio. Allora, accennavi a un secondo romanzo che hai appena finito. Vuoi dirci qualcosa magari sui progetti in corso o su cosa stai lavorando? Allora, veramente in corso sono le correzioni di questo secondo romanzo, ma che finirò veramente tra breve. Un ritorno al teatro, molto probabilmente con la regia dell'ultima pièce che ho scritto, che è Cosa resta di un amore, con l'adattamento teatrale del primo romanzo che sto facendo con l'attrice che aveva recitato Stasera ovulo in Francia, wow. Catherine Marshall. Io ci vedo un film, secondo me questo romanzo prima o poi deve diventare un film. Con il Lago di Como molto protagonista. Sì. E poi probabilmente la prossima scrittura mi riporterà al teatro. Bene, bene, bene. Allora Carlotta, per concludere vorrei farti tre domande a bruciapelo. Allora, qual è l'opera teatrale non tua che avresti voluto scrivere? Il Giardino dei Ciliegi. Tutto quello che ha scritto Cieco. Qual è il personaggio femminile che ti assomiglia di più, in cui ti identifichi di più? Ah, questo è più difficile. La Belle du Seigneur di Albert Cohen. Non mi ricordo più come si chiama, comunque. Lei. E qual è il personaggio maschile di cui ti saresti sicuramente innamorata se l'avessi incontrato nella vita reale? Casanova. No, beh, allora, direi tutti i protagonisti, diversi protagonisti di Romain Gary, soprattutto quello di La Promesse de l'Aube. Allora, che è lui. Senti, voglio davvero ringraziarti tanto per questa chiacchierata, per la tua disponibilità. Grazie a te. Specialmente, devo dire, mi ha fatto molto piacere
incontrarti pochi giorni dopo la giornata della donna, insomma, visti i temi trattati, sì, mi ha fatto molto piacere e sono molto fiera di averti sul nostro canale, devo dire. Io vi invito davvero a leggere i testi di Carlotta Clerici, sperando di avere al più presto una traduzione italiana anche del suo romanzo. Vi invito a mettere un mi piace a questo video, noi ci vediamo fra 2 settimane come sempre con la prossima pubblicazione. E Carlotta, adesso sì che una dedica sul mio libro la vorrei. Ah beh, certo. Guarda, ti scrivo un ruolo principale, una grande carriera che si apre.